mettiti il giubbino, va. Anche quello, anche mica, ho visto il canale di Grimbaudo, mica 316.000 iscritti. Sai quanti erano in diretta con Sanremo? L'ultima volta l'abbiamo fatto giovedì scorso con Sanremo. 10.000 in diretta, 8 dei 7 di c'era Gianese. Gianese, mia amica. Pizza fumata davanti al negozio, c'è il regolamento, vige la regola. No, dai, Nero, fuma fuori, ascolta me. Ma se mi ha detto che posso fumare. Ma fuma fuori, dai. Ma se lui mi ha detto fai fumare. Ma sei uscito a fumare Alex, fuma fuori anche te. Alex, il boss. E allora boss. Ma dov'è il posacenere? Adesso me lo do. Ma è possibile che ti comporti sempre così come i ragazzini? Tu sei uno scassacaccio. Sai cos'è questa cosa? Sai cos'è, Jarell? La demenza senile. La diarrea, nel cesso a fare la diarrea. La diarrea te la faccio in faccia, te la faccio la diarrea. Di cazzo. Ma dove siamo? A casa sua? Ma dove siamo? A casa tua, Paolo? Questo qua, figurati, mi cacca in macchina, vuoi che non mi fuma in casa? Pensate... Buonasera ragazzi e ben ritrovati su Chiacchiere da Barber. Stasera abbiamo esagerato, stasera siamo più con due top player, Filippo Champagne e Nevio lo stirato. È regolare. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi. Ragazzi, io sono veramente euforico di averli qua, sono veramente tanto emozionato perché sono due personaggi che seguo al di là di questo format e quindi averli qui con me adesso veramente è anche motivo d'orgoglio per me e vi ringrazio. No, io ti ringrazio, tra l'altro volevo farti i complimenti per il set, devo dire forse il migliore che ho visto da oggi. Grazie in mille, assoluto. Grazie mille. Allora partiamo subito con vai. Caldi. Allora, come è scattato l'amore per le corse dei cavalli? Di uno e dell'altro, prima Filippo e poi Nevio. Ah, io ti racconto, sai che io dico sempre la verità onesta, io ero in compagnia, io sono di Monza, no? Cioè ho origini siciliane ma sono cresciuto a Monza. Allora ero in questa compagnia dove andavo con degli amici, una volta un mio amico più grande, io avevo 16 anni, lui aveva 21-22, mi accompagna un attimo in sala dove? In sala corsa che devo giocare un cavallo, e dico vabbè ti accompagno, no? Ah niente, questa sala corsa era vicino al nostro bar di ritrovo, stavo facendo due passi a piedi, insomma sono entrato lì dentro. Beh, lui gioca sto cavallo e dice, beh, aspetta un attimo, il tempo della gara, no? Cioè, entro dentro tutti sti monitor, cavalli, e lì è stata la mia rovina, la mia debacle totale. Amore a prima vista. Esatto, allora sai, ho detto, per passare il tempo cosa faccio? Anch'io gioco il cavallo senza conoscere il fantino, il peso, sai che devi, per giocare i cavalli, che adesso io li gioco spesso, devi avere, cioè devi seguire delle tecniche, cioè il fantino, il peso, il terreno, la genealogia, ci sono tante caratteristiche che devi seguire. Alla fine ho giocato a caso. Ho chiaramente alla regola Nevio ho vinto come tutti i principianti, ho vinto e da lì è stata la mia rovina totale. Tu invece Nevio? Io ho iniziato a 17 anni al Trotto, pensa che io sono galoppista, a San Siro prima volta, come ha detto Filippo, ho vinto, ho detto mica qua si vince sto gioco, come cazzo, vabbè, e da lì è stata la debacle. Poi sono cominciato con le sale corse, dove andava anche Filippo, dove andavo io. E da lì è stata la debacle, poi San Siro e poi da lì è stata l'apoteosi. Tra l'altro è un classico iniziare vincendo. Ma è sempre, così. Fai conto che io la prima settimana, allora giocavo, che poi erano soldi perché giocavo 200.000 lire, 300.000 lire a gara. Allora penso che dopo 10 giorni avevo vinto 20 milioni. E allora ti posso dire che 20, non è come oggi 20 ma milioni, va, sono no. Soldi veri, che poi ho perso dopo, in una settimana li ho persi tutti. Qual è stata la tua vincita più grande in una sola giornata, in una sola serata, tra casinò o corse dei cavalli? Allora, beh, al casinò ho provato a vincere dai 30 ai 40 mila euro, però giocando a blackjack, perché a me piacciono i cavalli, il blackjack e anche, lo dico chiaramente, anche le slot machine mi piace, però dove ho vinto di più è stato blackjack, ho vinto dai 30 ai 40, invece i cavalli ho vinto in una giornata, allora che sai, no? Giocavo 200 mila lire, non è che giocavo 20 milioni come Nevio, avevo vinto un 10 milioni delle vecchie lire. La più grande invece sconfitta? Bagni di sangue tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Scusate, devo intervenire. Oh, poi certo, se devo quantificare al casinò, anche lì che ho perso massimale, ho perso 30.000 euro, ai cavalli avrò perso anche 10-20 milioni al giorno. Poi sai, dipende, che poi dopo più, quando sei in fase positiva, che stai vincendo, è normale che spingi più forte, carichi, giochi fortissimo, ed è lì che poi fai disastro. Certo.
Lo stesso vale per te, Nevio. Sarebbe da... No, nel senso che anche tu ti sei avvicinato a questo mondo qua vincendo, Eh poi... sì, per forza. Poi dopo prendi la mano, basta. Poi quando c'hai i soldi non guardi in faccia nessuno. Tornando al discorso che abbiamo fatto con Filippo, per te invece qual è stata la vincita più forte? Più forte, la vincita sarà un caso, non è né cavalli né casinò. Ai dadi. Ai dadi? Che Sì. poi volevo riallacciarmi a questo discorso perché sono molto curioso. Io essendo del 1990 non ho vissuto quell'epopea che magari avete visto voi perché so di queste fantomatiche storie che aleggiavano Bisca, nel sì. Come no, le milanese, bische, soprattutto le certo. bische, e volevo magari chiaramente saperne un po' di più rispetto a questo mondo qua, come funzionavano, se si può chiaramente. Tu te le ricordi, Filippo? Allora, io ti dico la verità, io le bische, io sono sincero, onesto, io sono del 76, quindi ti dico la verità, le bische io non sono mai stato, mai. L'ho conosciuto che avevo 16 anni, so che andava. Però ti dico la verità, non sono mai andato. Comunque Nevio trovato, Nevio è stato mille Allora, volte, le bische io figurati. le ho frequentate tutte le bische di Milano, C'erano all'aperto, parecchie? parecchie. C'erano, vabbè, Sesto, Arena, Giambellino, Palmanova, Stazione, Garibaldi, poi l'ultima San Siro. Le ho frequentate tutte, però la vincita più grossa l'ho fatta a Sesto, che io andavo sempre a Sesto, che era più vicino, no, capito? E Sì. poi lì c'era un gioco della Madonna. Io ho fatto 3 mesi lì, ho vinto quasi 400 milioni, aspetta, te lo dico anche i mesi, Sì. eh? No, ottobre, novembre, dicembre. Niente, tanta roba. Poi ho fatto gennaio, febbraio, marzo, aprile, ho perso i 400 più altri 200 i miei, 600 milioni in 4 mesi. Madonna mia, ragazzi. In 4 mesi. È Vabbè, è chiaro, il giocatore è questo, si regolare. sale, Beh, si anch'io, guarda, scende. io È lì tutti contanti, eh? ne parlavo prima a fare l'aperitivo con Nevio. Io ho fatto un dicembre favoloso dove ho vinto al Casinò dei Cavalli, ho vinto più di 60.000 euro. Però io sono stato intelligente, mi sono comprato un orologio così ho evitato di fare disastri. Poi adesso ho fatto gennaio e febbraio che è stato una roba improponibile, improponibile. Avete mai avuto dei momenti tipo di, come posso dire, tra virgolette, di down mentale dopo qualche sconfitta pesante? Che avete detto che avete avuto proprio dei sensi di colpa No, pesante? no, ti spiego perché, perché la gente pensa che noi, che io e Nevo scherziamo, almeno io dico la mia, io quando perdo a volte godo di più, capisci? Perché come D'accordo. questa qua è una frase che ha detto Nevio, ma non adesso, adesso l'ha detta nei podcast, ma lo dice da 30 anni Nevio, l'importante è che il giocatore abbia i soldi per giocare, perché se io stasera ti dico, Francone, accompagnami su al casinò, metti che vinco, perdo 20.000 euro, però so già che domani posso ritornare e giocare anche solo 10, la metà. Io vado a casa, mi faccio, anzi, quando perdo mi faccio di quelle dormite colossali. Invece, quando vinco, dove c'ho l'adrenalina a 1000, perché sai, io adesso gioco forte a Blackjack, lo sanno i miei amici, lo gioco anche 1000, 2000, 3000 a colpo, sai, insomma, rimani bello in tensione, che poi è quell'adrenalina che mi piace come i cavalli, no? Quella gara secca da un Sì. minuto. Ti dico, quando vinco, magari che vinco anche 10.000, 15.000, a volte 5.000 solo, però vado a casa e se in adrenalina penso a tutte le giocate che ho fatto. Ho giocato bene, io poi Blackjack è un gioco, lascia stare che c'è la fortuna, ma io poi c'ho una regola, se c'è il sabò manuale, poi è inutile, adesso non sto ad approfondire perché sono cose tecniche, però ti dico, sono cose che poi quando vai a casa, sei nel letto, dici, ho i soldi lì, proprio in fianco perché io sono malato, quando vinco delle belle cifre me li metto in fianco perché voglio dormire in fianco, di fianco, devo avere i soldi di fianco. Così tanto apro gli occhi, poi a me piacciono i pezzi da 500, lo sapete bene, mi faccio da tutti i pezzi da 500, mentre... Violette. Sì, per forza, le viole per me erano, anzi, adesso spariranno entro 10 anni, però le viole sono le viole. Quindi, sai, me li metto lì vicino al comodino e penso a tutte le giocate. Invece, quando perdo, che arrivo a casa stirato, che a volte mi faccio prestare veramente 5 euro da un amico per comprarmi le sigarette, perché io mi ballo fino all'ultimo centesimo, e invece lì mi faccio delle gare dormite. Invece hai avuto mai sensi di colpa dopo qualche sconfitta? Zero al quattro. Zero. Vabbè. Allora, il giocatore, il vero giocatore, come diceva Filippo, non gli interessa vincere e perdere, avere sempre i soldi. Quello è importante, perché sai, quando tu vinci, indipendentemente dalla vincita, sì, ti entusiasma un po', sei lì, vabbè, cazzo, bella serata, è andata bene. Ma poi quando perdi, non te ne frega un cazzo, perché già pensi il giorno dopo, perché tu sai di avere un capitale, sai già di avere i soldi Bravissimo. per giocarteli. E quindi non ti fa niente, a meno io parlo per me, non tutti i giocatori sono così. Poi dico un'altra cosa, il giocatore se gioca
e magari ha dei problemi, non so, un giocatore che ha dei problemi, magari va lì cerca la speranza di vincere per pagare magari dei debiti, capito che ha, Sì. non ce n'è, che di speranza vive, come si dice a Napoli, Disperato disperato muore, muore. sì. Vai a rubare. Io lo dico sempre. Ma invece il discorso che, sapete, in questo momento storico qua, dove la fa da padrona politicamente corretto, si fa fatica ad essere dei personaggi reali come voi. Che rapporto avete con eventuali hater? Perché immagino che abbiate degli hater. Adesso è aperto un capitolo che non ho mai raccontato a nessuno in nessun podcast, sei il primo. L'altro giorno mi esce su TikTok, non mi ricordo che cantante è che era Sanremo, non so se Alessandra Amoroso forse o Emma, forse Alessandra Amoroso dove raccontava ha letto davanti ai giornalisti tutti gli insulti che ha Lei. ricevuto. E lei, bravo, insulti devo dire pesantissimi, robe tipo sei una merda, L'hanno scusami, messa così. scusate la No, parolaccia ci se lo mancherebbe, dicono. tra l'altro, Però poverino. io dico, però cara Alessandra, no? Sì. Lei, Alessandra, cara Alessandra, io di questi messaggi, io ne ricevo una fracca al giorno, muori di cirrosi. Quando ho comprato la macchina anni fa, l'RS3 nuova, il primo messaggio che ho aperto su Insta, non vediamo l'ora che ubriaco ti vai a schiantare contro il muro. Ti auguriamo il cancro, cioè robe, ti dico robe che... Io perché sono un maschio, forse magari anche un ragazzo più fragile, o soprattutto il gentilsesso, le donne quando vengono attaccate, Certo. però ragazzi fa parte del gioco, cioè Alessandra Amoroso che per carità mi spiace, a malincuore che hai sta gente qua, però non fai la vittima, fa parte del gioco. A me, io ho mezzo milione di follower che mi segue su Instagram, 450.000 sono tutti messaggi positivi, se ho 20-30.000 negativi, ma va bene così. Sì. La famosa frase haters make me famous è la verità, è anche grazie agli haters che uno diventa famoso, perché la gente se parla nel bene o nel male di te vuol dire che stai andando avanti, stai crescendo sempre di più, però io non farei mai la vittima a Ragazzi, i elencare i social sono messaggi così. degli insulti, perché poi veramente come quando poverino insultano a me Fedez non piace, non mi piace proprio né lui né la sua famiglia, per carità i figli massimo rispetto, non mi piace lui e sua moglie, però quando leggo che gli augurano il cancro al bambino che ha 10 anni, questa è gente che va veramente denunciata e va condannata. Poi adesso ho visto un servizio che adesso devono stare attenti gli haters perché se sbagliano a parlare devono pagare se hanno i Stanno soldi. fioccando le Esatto, querele, sì, quindi infatti. devono stare un po' attenti. Però quello che dico io, poi lascio parlare a Nevio, Franco, cioè non facciamo del vittimismo andare in televisione a elencare chi ti insulta, ma sei un personaggio famoso, ma guadagni fior di soldi, ma lascia stare, fa parte del gioco. Se, poi anch'io quando leggo certi messaggi, Filippo, schiantati con la macchina ubriaco, cazzo, io ci rimango male, ma perché c'è la morte con me? Io cosa faccio del male? Sì, Parte chiaro. che dico sempre ai giovani, io e Nevio diciamo sempre giocate con responsabilità e quando siete ubriachi non mettetevi mai al volante della macchina. Io una sera sono tornato a casa a piedi da Milano a Monza per dimostrare e avevo le possibilità di prendere un taxi, dormire in hotel e sono tornato apposta a piedi per dire ragazzi, vedete, anch'io che ho quasi 50 anni torno a casa a piedi. Poi per carità, a momenti mi stiano sulla tangenziale i camion, però Sì. mi è andata bene. Nevio, tu invece, anche tu hai ricevuto No, messaggi. io dico la verità, messaggi negativi sì, ne ho avuti, però sinceramente io non gli Filtri rispondo. tutto, non te ne No, frega sai perché non niente. me ne frega niente? Perché a me quello che mi dà fastidio, io accetto la critica, Certo. ma non, come si dice, la critica ci sta, va bene, ma se insulti me, la mia famiglia, i miei parenti, le persone vicine, tipo Filippo, le persone che io Sì. amo, questo non mi va bene, però non gli rispondo, soddisfazione zero. La pensi così? Contento tu, Sì. contento Che tu, ti basta, non me ne frega un cazzo. poi secondo me al di là degli haters che vabbè lasciano il tempo che trovano perché di rosiconi il giro è Forza, pieno, ragazzi. secondo me la vostra forza invece in un mondo, come ho detto pochi minuti fa, è fatto di facciate, la vostra forza è proprio l'essere veri, Certo. che però va in contrasto con quello che ti chiedevo prima. Cosa ne pensi tu del politicamente corretto, soprattutto a livello di linguaggio che si deve usare per forza in alcuni contesti in TV? Ovvio, ma io, come ti ho già spiegato, io ragazzi, io dico la verità, dico sempre la verità. Cioè io quando adesso non è che voglio parlare per dire il Festival di Sanremo, ma non io per se non lo guardo, ma non è che non lo guardo perché io lo guardavo quando ero ragazzino, il festival era bello, no? E io non sto parlando degli autori, dei cantanti, ma quando fai un programma che praticamente è una propaganda elettorale per un determinato partito o per un'idea o per qualcos'altro, cioè, ma dov'è la par condicio? Cioè, io ti faccio questo esempio, non so se di cinema, se te intendi un po' di cinema.
No, sono un amante dei film, ma beh, non sono. Penso che tu saprai chi è Stanley Kubrick. Assolutamente. Quello che ha fatto Arancia Meccanica, certo. Shining, Fullmetal, tutti Ice quelli. Wide Shark. Bravissimo. Sì. Cioè, Kubrick era di origine ebrea, no? Sì. Trapiantato in America, ma di origine ebrea. E Kubrick ha sempre voluto fare un film sulla guerra, sul nazismo. Kubrick penso che sia il regista più famoso della storia del cinema, quello veramente tecnicamente ti faceva fare 100 ciak per una scena. E gli fanno questa domanda: Stalin, perché non hai mai fatto un film sul nazismo? Sapete cosa ha risposto lui? Perché sono troppo di parte. Sono troppo di parte, io sono ebreo, come faccio a fare un film sul nazismo? Gli massacrerei i nazisti, capisci? Per farti capire, se vogliamo parlare di politica in televisione, diamo lo spazio a tutti i contesti che ci sono, giusto. Che sia destra, centro, sinistra, quello che sia, è quello che dico io. Quando vedo un programma che inizia il programma con una domanda dove i due protagonisti dichiarano che siamo antifascisti, ma che senso ha, scusami Francone, in un programma di musica, ma inizia con dire quest'anno ci sono tot ospiti, c'è Tizio, Caio, parliamo di musica, non parliamo di politica. La politica si fa da un'altra parte, non si fa al Festival di Sanremo. Io ti parlo degli ultimi anni che è diventata una cosa indecente. Sì. Prima invece, fino a 15-20 anni fa, ti posso garantire che io lo guardavo spesso da bambino al Festival e mi piaceva anche guardarlo. Oggi, per la mia idea, non lo guardo assolutamente. Ok, ti volevo fare delle domande sul Festival, ma mi hai già risposto. Scusami, se ti ho anticipato. No. Livio, tu invece l'hai visto il Festival Zero? Assolutamente no. Okay. La penso come Filippo, non mi interessa. Certo. A me quelle cose, cioè io adesso sai cosa io odio le lobby. Cioè a me non mi interessa, io odio quelle cose lì, tipo la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, che sono più di destra. La Rai più di sinistra, è sempre stato così. Storicamente sì. Storicamente. Le televisioni devono essere indipendenti. Non esiste la televisione indipendenti, cioè non ci deve essere la televisione di destra e di sinistra. È sempre stato così, lo sappiamo. Sì. Però non va bene. Cioè, se io ho Rai 3 che fa tutte trasmissioni di sinistra, la 7 è di sinistra. È chiaro, no? Giusto? Però sai cos'è? È vero che poi invitano anche persone di destra, perché giustamente non lo devono fare. Sì, però le metto sotto torchio. Bravo, bravissimo, è come mai anticipato, bravo. E se tu ci fai caso, quella trasmissione, tre sono di sinistra e uno di destra. Quello di destra lo massacrano, perché tre sono di sinistra, capito? Vabbè, lasciamo stare i partiti. Quello che è. A me queste cose non mi piacciono, quindi io non le vedo. Io ogni tanto, a me, io preferisco un documentario. No, interessa molto d'accordo, di più, anche io. Molto di più, mi faccio una mia cultura personale, io sai, io non ho fatto scuola, io ho fatto seconda geometra e poi ho mollato, però sai cos'è, la cultura si fa anche guardando, non leggendo, anche guardando, assolutamente, guarda, certo. Programmi, no, ma poi come dice, è come per dire Francone, che io sono, metti che sono multimiliardario, decido di fare un'emittente privata, privata. E io faccio un programma, faccio una giornata intera che parlo solo e sponsorizzo quelli di destra, ma non va bene. No, ci deve essere spazio anche dall'altra parte, devono parlare tutti, la par condicio, no? Si dice così, la par condicio. E invece quando guardi determinati programmi che vedi che sono esclusivamente a senso unico, ma basta, avete stancato. Hai ragione, è un equilibrio che non si è mai visto in ma quando trasmissione. Ma sia nell'emittente di destra che di sinistra. Giusto per essere chiari, cioè. Poi devo pagare il canone, dai, lasciamo stare. Ma beh, qui si aprirebbero dei discorsi. Solo che adesso non lo sapevo, mi hanno detto che te lo buttano dentro nella bolletta della luce, no, così sei obbligato a pagarlo. Paga la bolletta, c'è dentro il canone. Cioè. Spaccan da paura. Che stiamo facendo qua? Che siamo un po' fuori orario, sono arrivato un po' tardi, Filo, scusate, cosa è successo? Filippo, piacere di cuore. Piacere Filippo. Di cuore, Nevio. Ciao, piacere. Anche a lei. Allora, come sta andando con Francone? Bellissimo. Tra l'altro, gli ho fatto i complimenti per il set perché non ho mai visto un set così bello. Poi avete anche azzeccato i colori del microfono. Chi è stato l'ideatore per sapere? Lui, a lui gli piaceva. Lui il piaceva microfono. Io allora, chi è stato lo scenografo? Perché io ho studiato cinema. Chi è stato lo scenografo? Io sono quello che ha ideato i colori e il tema di tutti i microfoni. Perché poi c'è stato un ragazzo che è un nerd di quelli pesanti. Quindi mi ha detto, microfono così, qual è? Io li voglio dorati perché devono essere pacchiani. E lui mi fa, no cazzo, bisogna essere fili. Falli con una persona che io sono il primo ad essere pacchiano. Mi piace l'oro giallo, l'oro rosa. Tamaria. Io sono terone, quindi, ma non perché i teroni sono anche pacchiani. Anche noi, Io proprio voglio tutto. Tu sei siciliano. Cioè, come lui? Cioè, io sono siciliano come te. Di che zona sei? Io sono di Messina.
Io sono dall'altra punta di Trapani. Okay. Però siamo tamari anche di là. Siamo Nevio e Campano, esatto. Nevio, ma, però ascolta, tu sei tamaro, spacchiano, si vede. Nevio lo vedo un po' più fine. Sei più fighettino. Tu arrivi dalla Milano da bere, quella degli anni 80, proprio. Perché è vecchio. No, vabbè, quei tempi, scarpa a punta, no? Sempre vestito, giacca e cravatta. Tu quando andavi al casino hai giacca e cravatta sempre. Specialmente quando andavo in banca. Con la 24 ore andare in banca col passamontagna o aspetta per ingannare l'occhio serve sempre. Una volta adesso vi racconti un piccolo aneddoto per fare una risata, se ve la strappo sono felice. Vedevo una persona che sapevo che era un poco di buono e sapevo essere analfabeta. Ho detto: ma tu perché se faccio ogni giorno ti metti qua e leggi il giornale? Ho detto: per l'occhio della gente. La gente pensa che sono un uomo di cultura. Senti, ma Pacchiano, ma visto che tu ultimamente ho visto che sei in voga con gli orologi, ti ha preso la strippa degli orologi. No, io la strippa degli orologi l'ho sempre avuta, purtroppo me li sono ballati tutti. Adesso invece hai messo un po' di sale in zucca. Adesso, devo dire, piuttosto che evitare di ballarmi tutto al gioco e al bere, magari più al gioco che al bere, ormai ho bevuto di tutto, la gente adesso... rispetto a qualche anno fa bevo molto meno, no? Magari al posto di fare 7 su 7 ne faccio 3 serate su 7, però ti dico, quindi investo sugli orologi, ma io prima fino a 12-13 anni fa avevo 6-7 orologi, la maggior parte chiaramente tutti oro giallo. Quello ti stavo chiedendo, io sono un amante... più Pacchiano che hai? Proprio mille colori dorati, diamantini, adesso ne ho preso uno bello oro rosa, ultimamente mi sono fissato con l'oro rosa. L'ultimo che hai preso? Sì, no, ne ho presi due, mi piace molto l'oro rosa, poi c'è uno con la ghiera diamantata, mi piace proprio... Però ti dico, Salvatore, è regolare. Io 10 quello di Ruzza? Sì. Beh, stasera c'è su quello di Ruzza. Oggi, Ruzza vuoi, salutiamo, posso salutare Lorenzo? Assolutamente. Il numero uno. E ti dico, io prima... che poi sono stato stirato, avevo 6-7 orologi, quasi tutti oro giallo. Purtroppo, Salvatore, il discorso che dice Nevio, io ho fatto la bella vita grazie alla mia famiglia, no? Mio padre mi ha sempre aiutato, ho amato i soldi, però quando allora mi tagliò i ponti, io la voglia di giocare, andavo, poi sai, allora cosa fai? Quando vuoi soldi subito, Salvatore Franco, non è che stai lì a vendere a priva, che anche lì, orologio, investimento, ma se non trovi il privato che ti ricompra, da chi vai a vendere? Vai dal commerciante, sbaglio? Certo, no, assolutamente. Andavo dal commerciante, magari orologio pagato 40.000, mi dava 25.000, però io ti dico la verità, appena gli davo l'orologio e mi dispiaceva, perché non è che sono molto legato agli oggetti, però mi dispiaceva appena vedevo il cash, chiamavo il mio stasera si va a casino, andiamo a spingere come dei pazzi, poi andavo su ovviamente stirato. C'era la contrattazione, quando vedrevi sul tavolo la pila, no, tieni quindi qua, Salvatore, via. Franco, è uno stirato, è uno due, è uno tre, è uno e quattro, è uno e cinque, gli stiro tutte e sette in 3-4 mesi, poi ho dovuto rallentare. Adesso, finalmente, con un po', come dici te, di come si dice, sale in zucca, devo dire che adesso per evitare di fare disastri, che per carità i disastri li faccio lo stesso perché l'ultima settimana, gli stavo dicendo prima a Franco, gennaio e febbraio ho fatto un bel oro di sangue, a differenza di dicembre che ho vinto fior di soldi, mi sono comprato un bel orologio, adesso da metà gennaio fino adesso a febbraio... Picco, ma l'orologio c'è ancora però, lo abbiamo fatto a dicembre. Ovvio. No, perché poi subentra la cosa, che fai l'investimento... L'orologio, ma adesso mi sono fatto una promessa, che i miei amici intimi sanno, io voglio arrivare ad avere orologi per un valore circa di 300-400 mila euro, no? Poi quando arriva questo prezzo, vado da mio amico Ruzza, gli do tutti, chiaramente non è che mi darà 400 mila, mi darà molto meno, a meno che gli orologi domani dovessero stravalutarsi, certo. Vado a Monte Carlo con Nevio lo stirato, qualche amico e mi ballo tutti i suoi una sera. E mi do questa pasta. Lui non vede l'ora. E ti dico, Franco, mi do questa, o vado là, metti con 300.000 e lì raddoppio e gli dico a Ruzza, mi raccomando, lasciami qua un giorno gli orologi prima di rivenderli. E se faccio il doppio vado, me li riprendo e mi tengo la differenza. Se poi vado stirato, andiamo alla Ghisolfa con la tenda canadese, siamo già pronti. E via col tango. Questo è bello, bello. È lo spirito di vita che stiamo hanno loro. Stiamo pensando di fare un video con la tenda. Sì. Beh, ragazzi, io una ciuecia ce l'ho. Siamo a coerenza questa qua. Cioè, nel senso... Io dico la verità, Franco, mi sono ballato le case, Franco. Io c'avevo un loft che mi ha regalato mio padre, Nevio l'ha visto, poi l'ha visto benissimo. Era una casa che tra arredamento e immobile raggiungeva più di 800 mila euro, no?
Poi, c'è, stato la, poi c'è stata la crisi dell'immobile, quindi è stata un po' svalutata. Sì. Comunque l'ho venduta. Adesso sarebbe risalita a picco. Sì, esatto, l'ho venduta a una cifra adeguata. Mi sono durati un anno e mezzo, Franco. Neanche. Tanto. Neanche, Franco. Un anno e mezzo, bene. Io dai, facevo serate, spendevo 30-40 mila a divertirmi, casino, champagne, fighe, solite cose. La stai vivendo a 200 all'ora. Purtroppo a me piace la lussuria. No? E è brutto che poi la gente mi critica. Ma chi non piace, Franco? Allora, a chi non piace? Salvatore, a chi non piace? C'è chi piace e chi mente. Bravo. No, sei bravissimo. Bellissima frase. E poi metterei piace. Una terza, sai chi? Ai poveri che intendiamo io e Nevio, che noi tanta gente non lo sa, noi diciamo poveri, ma non sono il povero vero che non ha le possibilità. Certo, sono certo. I milionari che non spendono un euro. Ti posso garantire che io sono siciliano, ma sono cresciuto in Brianza. La Brianza è una terra ricca, penso lo sapete bene. E ti posso garantire, Franco e Salvatore, che la gente che mi offriva da bere era gente che viveva nelle case popolari. Gente bravo, normale, sai che questa roba qua. A me le persone ricche, Francone, a parte due o tre per carità, ma non ha mai offerto un cazzo a nessuno. Filippo, ti nessuno. Posso raccontare questo aneddoto qua? Quando eravamo ragazzini, io e Franco siamo cresciuti assieme, si usciva con le compagnie. Noi prime compagnie con i motorini, si andava nei pabbettini a bere. Oh, di quando sei ragazzino, sai, tutti stirati, noi eravamo da famiglie popolari. E c'è sempre alla fine della serata i soldi che mancano nel conto. Hai detto una cosa. Aspetta, chi alla fine si alzava e apriva il portafoglio per saldare erano sempre quelli messi peggio economicamente. Ma tu, allora, ti dico una cosa, io faccio un mistero. Sempre i più poverelli aprivano il portafoglio, ma sì, dai, per non far figure, mettiamo qua i soldi. Certo. Sapete che io faccio corriere? No, sì. Giusto. Sai chi ti dà le mance? Dove vai? Nella casa di Roccata, le vecchiette che hanno 70 anni, 80 anni, una casa normale, cioè da ringhiera, e quelle ti danno una mano. Ma perché sta roba? Cioè, perché anche il ricco non capisce che tanto, come diceva il buon Totò, quando superi quel cancello, poi alla fine che giusto. Te ne sei fatto? Giusto, signore, si nasce, non si diventa. Comunque, signore, si nasce. È vero. Il discorso che diceva lui, c'è cioè chi vorrebbe farlo e che invece non può, è giusto, perché tanta gente sognerebbe di fare una vita del genere, non può farlo, allora cosa fa? Sfoga tutto il suo rancore verso chi fa questa roba qui. Che tra l'altro, un appunto che mi sono preso nei vostri video, che è la pura verità, perché io, come voi, vado al tabacchino, vado in Cile, vado per il bar e vedo la gente comune. Ragazzi, tutti ipocriti, perché poi dicono Filippo Nego lanciano un messaggio sbagliato per i giovani. Ma giocano tutti, Franco. Tutti Franco. Io mia nonna che gioca. Franco, il messaggio sbagliato lo lancia. Ragazzi, hanno fatto un sondaggio, Franco. Gli italiani quest'anno non hanno speso più in gioco che in mangiare. Fantastico. E questo non l'ha detto Filippo, che è tuttologo. Lascia stare. Sono i dati, ragazzi. Andiamo. Discoteche, Filippo, ragazzi, voglio tutti stirati, io tutti alla canna del gas, ma è un mood. Ma lì è un personaggio, ma è normale. Ma chi non lo capisce è frustrato. Sì, no. Esatto, allora, bravo Franco. Adesso io ti dico un aneddoto, no, parliamo di miliardari. Io andavo a un bar a Monza, Filippo conosce bene San Paolo, sì. Che adesso non c'è più. Ah, la storia delle sigarette, via, questo è bellissimo. Questo bar, no? Aperitivo, conoscevo la proprietà, andavo lì, facevo aperitivo, le bottiglie. A un certo punto arrivavano... ragazzi che conoscevano, Ferrari, Porsche, parcheggiati fuori. Sì. Neve, c'è una sigaretta? Vabbè, ti do una sigaretta. La prima volta. Seconda volta, Neve, c'è una sigaretta. Io riguardo e dico, ma porco giù, ma non mi rompere i coglioni, scusate. No, sì, guarda, non mi rompere i coglioni. Ma vieni in giro col Porsche, col Ferrari, non c'ha neanche i soldi per le sigarette. Ma ammazzati. Fanno schifo. Ma tu quelli sono i poveri. Allora, poi bisogna dare un bel poveri. No, ma lì già. Guarda, Franco, io andavo a mangiare a Milano, in un ristorante, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità, in un ristorante di carne molto buono che andavo 10 anni fa e se non vado più, no? E lì c'era un famoso mobiliere della Brianza, parliamo di livelli. Ah, poi lì mobilieri in Brianza. Ma no, parliamo di un marchio, non posso fare il nome perché sennò. Parliamo di gente veramente miliardaria, sì, sì. In euro, neanche milionaria, miliardaria. Sì, sì. Allora, tutte le sere, sai che hanno messo la legge del fumo, si riusciva a fumare. Poi l'ho conosciuto, minchia filo quello, sai, ti lo dicono da dietro, sì, no? Sì, sì. Occhio filo, quello mi chiede una sigaretta. La seconda volta, vabbè, non so come mai, lo beccavo sempre lì con la sua famiglia, con sua moglie, fino a che alla sesta, settima volta, che anche a me è successo, che mi chiede la sera, ma scusi un attimo, io ho detto, signor, l'ho chiamato per cognome. Ma lei, scusi, cioè io veramente, lei c'ha le isole private, dove cazzo ha? E tutte le volte che mi vede mi chiede una sigaretta.
Ma scusi, ma non si compra un pacchetto e se lo... No, ma sai, ho smesso di fumare, mia moglie non vuole. Nascosta, classica scusa. Francone. Sì. Mia moglie non vuole, devo fumare di nascosto. Ma cazzo, ma si nasconda una stecca in casa, in macchina, la può mettere dappertutto, la nasconda, e te lo giuro. E questo, Franco, parliamo di gente a livelli di Berlusconi. Sì, cioè, sì. Non è che era un povero, io se un poverello non ho i soldi per sigarette. Un povero nel senso vero, sì, termine sì, l'altro, certo. Ma gli compro una stecca. Bravo. Gli do, ti prendo una stecca, fumatela. Anche se beh, fumare fa male, ma te la do lo stesso. Se vuoi fumare, è quello il gesto. Più ne hanno e più sottili. Che quindi noi chiamiamo Nevio Pavericas. È allucinante, questo è un paradosso che non ho mai capito e penso che non capirò mai. Sarà uno dei misteri storici dell'umanità e ce lo porteremo fino a che campiamo. Enrico, senti, ma dimmi. Io ti volevo fare una domanda legata appunto al gioco, no? Perché certo. Poi la ludopatia è un po' anche uno sport, no? Facciamo finta che è uno sport, voi siete sì. A livello professionisti, cioè, voi siete in Serie A. Per forza. Voi siete in Serie A. Io sono in Champions, anche lei in Champions. Nevio si è qualificato per la Champions quest'anno. Ho vinto 7 Champions. Ma la ludopatia vera, no? Quella dei professionisti. Cioè, io penso che non si può fermare solamente al casino. Cioè, è quella che vai a comprarti le sigarette, strappi il gratta e vinci. È quella che entri al bar, prendi le sigarette e resta nelle macchinette. No, ti dico, io allora, il gratta e vinci è proprio una cosa che io detesto, perché secondo me il gratta e vinci è un furto legalizzato, perché hai delle probabilità di vincere, è come giocare a lotto, al superlotto, vai a rubare, cioè, a meno che c'è il colpo della vita. Io gioco in determinati giochi che so che c'è una probabilità, allora... Vabbè, però se sei professionista, come dire, la Juventus non vado a giocare a Barletta, no, perché ti dico di no, ti spiego, io gioco i cavalli perché io ho bisogno di giocare in giochi dove tutto avviene all'istante. Ovvero, ok, nell'immediato. I cavalli, la gara può durare un minuto e mezzo, un filo meno se sono velocisti, quello che sia, quindi gioco lì i soldi. Gioco a blackjack al casinò, che ovviamente più veloce, gioco più veloce non esiste, mi fanno fuori in testa, e poi dico la verità, gioco spesso dove so che lì, attenzione però, attenzione please, attenzione, se vai in queste sale qua che ormai hanno tagliato praticamente i rubinetti, ma non tanto i gestori, lo Stato con le tasse ha tagliato i rubinetti, gioco alle slot o in sala o online, solo che però tante volte dico gioco online, però se è online dove pagano di più non c'è le tasse, però sai il telefonino, le piscinine così, sì, no? Bravo. Io devo entrare in una sala di questo bello schermo, devo schiacciare, fumare la sigaretta. Potresti provare a attaccare il proiettore. No, io ho detto al mio amico Giare di collegare la televisione, ma tutte le volte poi non lo facciamo. E... Allora, io non ti dico il nome perché è un ragazzo che conosciamo, ma quest'estate erano con tutta la famiglia a fare una cenetta a casa. Hanno sparato un proiettore sul muro della villetta con l'online che girava. E le ghignate sono fatti, tutti assieme. Io poi sai, col telefono senti il suono basso, voglio sentire il suono forte. Come quando parte il bonus, devi sentire come quando vado a casino. In virtù del fatto che vi piace la roba rapida, la giocata rapida, il virtuale lo giochi? No, non si può giocare, no, Franco. È solo culo lì è solo culo. E i cani invece? No. Mai giocato i cani? Io posso dirlo, io adesso ho fatto una scuderia, si chiama Scuderia Champagne, no? E sta andando fortissimo. Dove, tra l'altro, ieri pensa in televisione, nel programma di EQTV di Sny hanno parlato, c'è un influencer che fa abbassare, alzare le quote, no? Perché adesso do i pronostici, sai come c'è il tipster del calcio? Certo. Io sono il primo in Italia che ho fatto il tipster dei cavalli. E devo dire che se andiamo a vedere da quando ho iniziato 2 mesi fa, sono in attivo. Che ne so, magari su 25 cavalli che ho dato, 15 sono arrivati e 10 no. Oppure magari la differenza è minima, però siamo in attivo. Noi abbiamo fatto, io poi ogni mese faccio resoconto, certo, e pubblico tutto. Quindi sai, allora sto cercando... ai ragazzi più giovani, ovviamente dico sempre con responsabilità, metto le mani avanti, sai, chiaro, ma ragazzi non buttate i soldi ai virtuali, giocate piuttosto ai cavalli veri, che lì ci mettiamo alla testa, io ce la metto Nevio, abbiamo le informazioni, la proprietà, i fantini e tutto, e infatti tanta gente oggi mi sta ringraziando, poi anche lì subentro gli invidiosi, ieri ho dato 3 cavalli nella scuderia, 2 primi e 1 arrivato terzo, però il terzo ho detto giocatelo piazzato. Cosa vuol dire piazzato? Che deve essere piazzato o secondo o terzo o quarto. Chiaro. E la quota del quarto era quasi alla pari 1,95. Ragazzi, c'è gente che gioca 20.000 euro nelle paglie, certo, di calcio a 1,90. Certo. Anche meno. Hanno tutti vinto. Anche meno, hanno tutti vinto. Chiaramente la gente, vedendo il cavallo che ha aperto a 9 come quota, la gente l'ha giocato di piazza, però chi non gioca il vincente se è ludopatico? Giochiamo anche il vincente. Certo. Io per dire ho giocato 900 euro piazzate
e ho fatto 200 vincente, così se non arrivo al vincente, anzi rivinco, anche se la piazza deve essere sempre più del vincente, capisci, per recuperare i soldi. Ragazzi, qua c'è del professionismo, qua, quindi, non spieghiamo no, non tecniche parla, perché no, sennò abbiamo ragione. Però cosa succede? Tanta gente ha preso di piazzato, grazie Filippo, e poi tanta gente ha scritto su Facebook, perché il telecronista in televisione, qualche ludopatico, è passata l'ambulanza, mi sa che ha perso qua. In televisione, il vantaggio udinese. Questo ha perso. La televisione che hanno parlato di me, tanti hanno scritto: Filippo ha giocato sto cavallo, vi ha mandato Filippo e Nevio, vi ha mandato a rubare. Ah. Ma il cavallo è arrivato terzo. Sono andati tutti alla cassa, sono andato. Io dico sempre quando lo pubblico: ragazzi, più piazza, meno vincente, oppure secco vincente. Quindi sai, purtroppo vedi anche lì Francone, ci sono gli haters anche nell'Ifica. Sì. Cioè, una cosa, ed è due mesi che la sto facendo, Franco, eh. Poi è un canale che c'ho più di 50.000 iscritti, cioè non so, buono, cazzo. Cioè, c'ho la pagina Instagram, c'ho 50.000 follower e nel canale Telegram sono in 50.000. Stiamo andando benissimo. Sono numeri assurdi, assurdi. Soprattutto per Telegram. Nevio, mi fai un favore? Dimmi. L'ho ascoltato stamattina, ma voglio che la racconti a tutti i nostri, a tutto il nostro seguito e anche a Salvo che si piscerà addosso dal ridere. Vai. Raccontaci l'aneddoto del cavallo che si è messo a bere. Senti qua, per favore, sappi, io ho pianto. A me già la sua faccia che mi guarda, già. Io ho pianto. Vai. Ero in sala, dove andava anche Filippo. Ah, c'era anche io quel giorno, là insieme. Allora io non gioco le siepie, a parte che quella si chiama cross country. Mm-hmm. Gli ostacoli sarebbero. Okay, sì, sì. Ostacoli, che poi c'è una specie di pozza, no? Erano 5.000 metri. Vabbè, gioco sto cavallo che mi ha dato questo mio amico. E avevo giocato una milionata, non mi ricordo la cifra, comunque abbastanza, sì, sì. Che io non gioco tanto su quei cavalli, quelle corse, okay, okay. Più alle corse piane. A un certo punto gioco sto cavallo, va in testa facile, prende 100 metri di vantaggio, mica ho detto, cazzo, ma questo è un fenomeno. Arriva a un certo punto, salta la siepe e va in questa, è una specie, c'è cioè una punta. Di conca, sì. A un certo punto vedo il cavallo, si blocca e si mette a bere. Io, tutti che ridevano in sala corse, sai, perché hanno visto che devo giocare. È vero, mi ricordo. Ma io non ho parole. E il Fantino lo sollecitava, no? Sai, lo sollecita con Luis Peroni, sì, Speroni. Sì. E niente, questo non si muoveva. Detto, e gli altri mentre arrivavano, è lui chiaro. Era avvantaggiato. A un certo punto lo sollecita, il cavallo riparte e ha vinto facile. Pensa, io non ci credevo, dico, ma come no, cazzo parlo? No, è vero, piano tutti, cioè, poi in sala sai, mia neve, sì, giocato te a cavallo, si mette a bere, non puoi circolare, sei stirato, tutte queste cose qua. L'unica, penso che sia, l'unica, penso che nell'arco del, diciamo, del mondo dei cavalli è l'unica volta che è successo a me. E come Varenne? E a chi poteva succedere? Varenne non ha mai sbagliato, l'ho giocato io. Beh, come quando Franco due ha stati fa. In carriera l'ho giocato io e ha sbagliato. Franco, due perché stati fa. Destinato. C'è qua un ragazzo, destinato. No, Marco, c'è qua un ragazzo che abbiamo chiamato l'ippodromo di San Siro. Io vado spesso a Milano sul campo, adesso riaprirà a fine marzo. Ho giocato un cavallo 1000 euro, praticamente era tra l'altro un Fantino, mio amico, bravissimo. Top, praticamente aveva già vinto, era da solo in retta, è caduto il Fantino. Perché gli hanno messo male la sella, il sellaggio, come cavolo si è sbilanciato, è caduto e purtroppo se il cavallo arriva senza Fantino e sei squalificato, Franco. Io avevo già vinto, Franco, io stavo già gridando, andiamo, cassa, scappa. Boh, proprio gli ultimi 100 metri. Sbaglio, Marco? La verità? C'era anche Giarè, caduto il Fantino. Ho perso 1000, era una bella quota, era 4-5, avrei vinto dei bei soldoni. È caduto proprio gli ultimi 100 metri, me, da solo, in retta, da solo. A me è capitato a Roma c'è pista grande e pista piccola. Ho giocato un cavallo, ho giocato forte. Pista grande, a un certo punto cosa fa il Fantino in testa? Non vai in pista grande. Ha scartato, scartare si dice, ha scartato. Ma in pista piccola, perché no, non ci posso credere. Io sto facendo delle cose come quando giochi i cavalli, tante volte rimani nelle gabbie. Sai che i cavalli partono con le gabbie. Sì. Il galoppo parlo, il trotto c'è la macchina, c'è il nastro. Se esce dalla gabbia, ma tante volte magari... Rimane al palo, si dice, no? Cioè, magari il cavallo sgabbia, oppure il contrario, e perdi. Perdi. Se il cavallo rimane dentro la gabbia non sei squalificato, anzi questa è una cosa positiva, richiamano la corsa, ok, ma se esce il cavallo esce e Fantino blocca, rimane è finito, basta che esce e succede gamba. Succede Franco, no ma ci credo, poi l'esperienza non è che vi no, 30 anni no. Che gioca i cavalli direi di no. E invece il calcio lo giocate? Dico la verità, io lo gioco ogni tanto. Ultimamente sto seguendo un tipster che è un mio carissimo amico. E ogni tanto mi dà qualche giocata e ogni tanto mi fa andare alla cassa.
Nebbio? Sì, io gioco, vabbè, non è che qualche mio amico tipo i tipster che conosciamo, però ogni tanto vinco, ma tipster, più io sono Sannacco, perché l'hai detto poi tu. Io gioco cioè, perché hai detto tipster, adesso lui l'ha ripetuto. Ormai è da 3 mesi che Sannacca tipster. E niente. Ragazzi, scusami, interrompo un'ultima cosa. Vai. Perché non mi piace tanto il calcio? Perché sono tante partite, o gioco la singola, però è troppo tempo, un'ora. Bravo, io devo immediato, bam, subito voglio, capisci, Franco? E allora sai cosa dovresti giocare? Ah no, però anche lì c'è troppo tempo, nel live, durante la partita. Il live è già più fattibile, per la concezione di gioco che hai tu. Però sì, c'è il tempo di stare 90 minuti a guardare la partita. Ti faccio esempio, giocando. Io sono il tifoso interista, l'altra sera che l'Inter perdeva 2-1 a Roma. Devi giocare la rimonta. Io chiamato lui, fa Filo, cosa quanto mi consigli? No? 4,50. Sì. Filo, cosa mi consigli in live? Questo è uno che gioca forte, gioca anche 1000-2000 euro. Ho detto, ascolti, io fossi in te farei, vinciamo a Roma, per me vinciamo. A fine partita mi ha chiamato, grazie Filo, ho giocato 500 euro. Sai che mi è venuta bene. Sono contento, Franco. No, ultimamente con Sbanca avete fatto il programma anche? No, Sbanca siamo andati a fare una serata a San Marino, io no, perché Nevio era da un'altra parte a Udine. Mi sono fermato a Riccione a vedere questo suo locale che è stupendo. Devo dire che ha fatto un locale, ragazzi, che penso che sia uno dei pochi che ho visto in vita mia. Una roba super top, lussuosa, cioè vetrate, cucina vista, cantina di vini ineguagliabile. Devo dire, ha fatto. Quindi siamo andati. Poi Sbanca è un amico da tantissimi anni, anche lui è stato uno dei primi a seguirmi, a chiamarmi, siamo diventati amici. Quindi sai, però ogni tanto io ti dico, adesso posso dirlo, no? Adesso mi sto appoggiando al Penguin, il pinguino che fantastico, è fortissimo. Lui è il numero uno. E il pinguino con i marcatori, devo dire che ragazzi, indovina spesso. Indovina spesso. Lui e Sbanca sono tra i più gettonati. Ma per me sono i più forti in Italia, sono loro due, sicuramente. Vabbè, tutti li conoscono. Non è che c'è un altro, dopo. Vabbè, ci sono tanti. Non è che gira con voi. Io ho un altro che è bravo. Lo vedo troppo istruito. Sicuro lo conosci, secondo me. Beh, Gianluca Sambuca è fortissimo anche. Non lo so, però ne ho scoperto uno che segue solo le leghe minori. E lui sulle leghe minori, serie B, serie C, serie D, veramente è forte, forte, forte. Si io ti dico Guccio. No, non lo conosco. È veramente forte. Ma ci credo, pizzica, ma di quelle cose che io ti dico Catanzaro. Io ti dico, visto che mi piace anche la cosa lì, vedi perché seguo il pinguino, io non sai perché adesso, tra l'altro lo saluto che siamo diventati anche amici, perché lui mi dà il marcatore, quindi io una volta che segna, basta, non guardo neanche la partita, a meno che gioca l'Inter, che la mia squadra la guarda. Però ti faccio un esempio, una volta mi dice, gioca Giroud, cazzo l'ha preso, gioca Giroud che segna, adesso non mi ricordo che partita un mesetto fa, cazzo ha giocato 3-400 euro, la quota era 1,80-1,90, però che poi la gente non ragiona, perché è normale che se giochi 10 euro a 1,80 fai ridere, ma se cominci a picchiare 2-3 mila euro sono soldoni, capisci? Come io i cavalli, io una volta ho giocato un cavallo un mese fa a 1,70, l'ho giocato 3 mila vincente, che poi la SNAI non me l'ha fatto giocare perché questa agenzia c'aveva il massimo di fido. Ragazzi, 3.000 e 1,70 sono 2.100 puliti, il cavallo ha vinto di 20 lunghezza. Quindi quando il marcatore Giroud lo gioco, Giroud segna, cazzo, io poi guardo un po' la partita, rilassato subito, tipo dopo 25esimo, metto basta. Archiviato. Ho vinto, non guardo più neanche il Milan, non mi interessa. Certo. Capito? Anche ieri avevo seguito una bolletta sua, aveva fatto quota 50, diverse partite e mancava il gol di Leao. Cazzo, ieri vado con Nevio a Treviso a fare una serata e dico al mio manager, al Cobra, lascia su tutta la palla del Milan, no? Che se segna Leao, fia, caccio un urlo. Porca puttana, ma si può, ma che è? Ma si può. E ti dico, sai Francone, che quota non ho giocato tanto, ho giocato 100 euro, però a 50 franco sono 5.000 pezzi per gli impiegati. Sbaglio, Gerè. Pezzi per gli impiegati, cioè, ragazzi, non sono chiacchiere. Perle. Comunque, Filippo, noi ti volevamo dire che alla fine probabilmente il nostro incontro era scritto nel destino, nel senso che noi, quando eravamo più giovani, c'è il nostro carissimo amico Antonio Paticchio, che lo salutiamo, anche lui. Certo. Ciao, Tony. Anche lui, grande ludopatico, anche lui. A parte che lui impazzisce dalla mattina alla sera, guarda tutte le vostre storie. Sì, perché comunque apprezza. Conosciamolo una sera insieme, andiamo a berci qualcosa. Sì, Antonio non spasso. E lui ci ha messo in testa. Venire stasera per conoscerlo. E lui ci ha messo in testa questa cosa qua, che tutte le volte che lui, gran giocatore di schedine, quando prendeva la schedina faceva champagne, ogni volta che prendeva la schedina volava champagne, quindi probabilmente era nel destino. Ragazzi, allora io direi, chiudiamo qui la nostra intervista podcast. Ringraziamo Nevio e Filippo per essere stati. Grazie a voi.
grazie di tutto. Grande piacere. Complimenti ancora, bellissimo. Grazie tutto mille. Dal set a voi, persone squisite. Grazie di cuore. Grazie. Ragazzi, noi ci vediamo lunedì prossimo, per un'altra puntata di Taglio Corto. E vi salutiamo tutti, io e Francone. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille. Ciao, Paveri.